Nulla di nuovo che non sia già stato dichiarato, semplicemente qualcosa sui metodi, perché quando si parla di management si parla di come le organizzazioni lavorano, come i professionisti si relazionano tra di loro e soprattutto come dovremmo rivedere le nostre organizzazioni in funzione dei cittadini. E la cosa strana che fa pensare è che riorganizzare le attività in una logica che privilegia i cittadini può sembrare un po' fuorviante, ma dovrebbe essere l'ABC di qualunque tipo di gestione, soprattutto negli ospedali. Il nostro è un ospedale molto importante, molto famoso, dove ci sono grosse professionalità, mese dopo mese lo conosco sempre di più e devo dire che sono molto onorato e ringrazio ancora chi ha avuto fiducia in me per venire a dirigere questo ospedale, e credo che possiamo sicuramente, come ho detto anche prima, fare palestre di miglioramento manageriale, di innovazione, ma soprattutto di umanizzazione, cioè fare le cose nuove che vogliono i cittadini. Sono poche e chiare, come dicevo già a marzo, vanno fatte. Soddisfatto di questo primo periodo? Sì, molto, molto, perché abbiamo potuto fare un giro con tutti i vari professionisti, abbiamo potuto vedere tante cose che sono belle e funzionanti, altre cose dove sicuramente dobbiamo mettere mano, stiamo cercando di fare efficienza sui blocchi operatori, a breve faremo un nuovo assetto organizzativo, dobbiamo pensare anche di ridefinire i percorsi all'interno dell'ospedale, perché spesso ci sono pazienti che girano e che hanno difficoltà a capire dove devono andare, perché devono fare un pezzo di diagnostica in un punto e poi muoversi dall'altra parte, quindi va ripensato un po' in una logica di percorso, ma voglio dire, sono cose che si possono tranquillamente fare. Poi d'altra parte non possiamo fare tutto subito, se no per i prossimi 3 anni, se facciamo tutto subito, non abbiamo più nulla da fare di particolare. Però direi che sostanzialmente le logiche sono di cominciare a stringere i tempi su 2 o 3 passaggi: l'organizzazione delle sale operatorie, il sistema che abbiamo già iniziato un mese fa di attribuzione dei letti in modo da ridurre al massimo gli appoggi nei reparti, nei corridoi, e riorganizzazione per percorsi in una logica di paziente che si muove all'interno dell'organizzazione e non dell'organizzazione che obbliga il paziente a fare un po' come una pallina di flipper e fare da collante.